Immergiamoci nel mondo degli squali. L'oceano è pieno di creature fantastiche. Una delle più belle? Gli squali. Questi pesci sono molto interessanti. Impariamo qualcosa su di loro. Gli squali vivono in tutto l'oceano. Alcuni sono grandi, altri sono piccoli. Ma tutti gli squali sono importanti. Mantengono l'oceano sano. Siete pronti a immergervi? Andiamo! Gli squali sono creature affascinanti e misteriose che abitano i nostri oceani da milioni di anni. Ci sono tantissimi tipi di squali. Ogni specie ha caratteristiche uniche che li rendono speciali. Il più grande è lo squalo balena. È più lungo di un autobus. Questo gigante gentile è un vero spettacolo da vedere. Ma non preoccupatevi, mangia minuscolo plancton, non persone. È incredibile come un animale così grande possa nutrirsi di creature così piccole. Lo squalo bianco è piuttosto famoso. Ha denti affilati ed è un eccellente cacciatore. È spesso frainteso come un mostro, ma è solo un predatore efficiente. Non gli piace mangiare le persone. Gli attacchi agli umani sono rari e spesso accidentali. Gli squali martello sono così buffi. Le loro teste sembrano martelli. Questa forma unica li aiuta a nuotare e a cacciare. Questo li aiuta a trovare cibo sul fondo dell'oceano. Usano le loro teste per rilevare le prede nascoste nella sabbia. Se vi sta piacendo il nostro lavoro, supportateci iscrivendovi al canale e mettendo mi piace al video. Grazie! Gli squali sono creature incredibili con abilità straordinarie. Sono dei super nuotatori. Possono nuotare a velocità incredibili grazie ai loro corpi aerodinamici. Hanno corpi forti e pelle liscia. Questa combinazione li rende perfetti per muoversi agilmente nell'acqua. Questo li aiuta a nuotare velocissimi. Alcuni squali possono raggiungere velocità di oltre 50 km all'ora. Alcuni saltano persino fuori dall'acqua. Questo comportamento è spesso visto nei grandi squali bianchi. Hanno anche super sensi. Possono rilevare i più piccoli movimenti e cambiamenti nell'acqua. Riescono a sentire gli odori sott'acqua molto bene. Il loro senso dell'olfatto è tra i più sviluppati nel regno animale. Possono persino sentire i pesci muoversi da lontano. Questo li rende cacciatori formidabili. E ovviamente, gli squali hanno quei denti famosi. I loro denti sono progettati per afferrare e trattenere le prede. Sono affilati e forti. Possono facilmente tagliare attraverso carne e ossa. Li usano per mangiare pesce, calamari e altre creature marine. Gli squali sono davvero i predatori supremi dell'oceano. Squali amici, non nemici! Alcune persone hanno paura degli squali. Ma gli squali sono importanti per l'oceano. Mantengono sane le altre popolazioni di pesci. Mangiano pesci malati e deboli. Questo aiuta l'intero oceano a prosperare. Gli squali non vogliono ferire le persone. Preferiscono di gran lunga mangiare pesce. Se vedete uno squalo nell'oceano, rimanete calmi e ammiratelo da lontano. Gli squali sono creature incredibili e vitali per l'ecosistema marino. Hanno bisogno del nostro aiuto per sopravvivere. Purtroppo, alcuni squali sono in pericolo. Molti squali vengono catturati accidentalmente nelle reti da pesca e questo li mette a rischio. Le persone pescano troppi pesci, lasciando meno cibo per gli squali. Questo squilibrio può portare a gravi conseguenze per l'intero ecosistema marino. Anche l'inquinamento fa male agli squali e alla loro casa oceanica. Plastica e altri rifiuti inquinano i loro habitat, rendendo difficile la loro sopravvivenza. Ma tu puoi essere un eroe degli squali. Con piccoli gesti possiamo fare una grande differenza per la loro protezione. Puoi aiutare a proteggere gli squali e l'oceano. Partecipare a campagne di pulizia e sensibilizzazione è un ottimo inizio. Parla ai tuoi amici e alla tua famiglia degli squali. Educare gli altri sull'importanza degli squali può creare un effetto domino positivo. Raccogli la spazzatura quando la vedi. Ogni pezzo di rifiuto rimosso dall'oceano è un passo verso un ambiente più sano per gli squali. Insieme possiamo fare la differenza. Unendo le forze,
possiamo garantire un futuro migliore per gli squali e per l'intero ecosistema marino. Seguiteci sul nostro canale. Nelle prossime puntate di Avventure Marine scopriremo le coloratissime lumache di mare e le affascinanti meduse che popolano i nostri mari. Alla prossima!